Bene, oggi voglio fare una rassegna stampa, buongiorno a tutti quanti voi, un po' diversa rispetto al solito, poi qualche cosa di normale lo metterò anche questa mattina e voglio prendere due pezzi e metterli insieme, due articoli. Uno è del Corriere della Sera e riguarda una pubblicità nel metro di Londra e l'altra è la grande intervista fatta a Niki Vendola da Francesco Merlo sulla Repubblica. Perché voglio mettere insieme queste due cose, che sono due pezzi, uno in prima pagina e l'altro in pagina, non so, 30-40 del Corriere della Sera, anzi adesso ve lo dico esattamente, è un fogliettone del Corriere della Sera. Li metto insieme partendo dal Corriere della Sera, partendo da questa storia. La storia è molto semplice, c'è una modella che ha fatto un cartellone pubblicitario e quel cartellone pubblicitario è Are your beach body ready? Cioè il tuo corpo è pronto per la prova della spiaggia, questo possiamo dire. Il sindaco di Londra, appena eletto, di religione musulmana, anche se nell'articolo mi sembra che mi sia sfuggito che lei sostenga che sia di religione musulmana, perché ovviamente nel politicamente corretto non si può dire che si è romeni, che si è italiani, che si è musulmani, che si è... Sì, quando si è cattolici si dice, no? Il cattolico con l'idea che sia un cattolico. A me non me ne fotte nulla delle religioni, nel senso che sono affari di chi le pratica. Ma il punto fondamentale è che in questo caso il dettaglio che fosse musulmano non era irrilevante perché è la notizia: il sindaco di Londra mette al bando le pubblicità malsane. La pubblicità malsana era quella di una modella con un bikini giallo che dice se il tuo corpo era pronto per la prova della spiaggia. Volgare, bella, interessante, ma io non lo so, non sta mai a giudicarlo, ovviamente sta a giudicare a quelli, la campagna pubblicitaria ovviamente cerca di avere un effetto, cerca di vendere i prodotti dietetici che cercava di fare. Il sindaco la vieta. Il giornalista dice addirittura c'erano state 400 proteste formali, 400 proteste formali nella metropolitana di Londra, voi potete immaginare voi che grande peso esse abbiano avuto. Il punto fondamentale è... Qua non ci hanno raccontato che questo era un sindaco musulmano e che quello era il corpo delle donne. Non ci hanno raccontato che la persona messa nel poster non era una signorina qualsiasi, ma una modella che ha fatto il suo corpo la sua fortuna miliardaria, perché è una straordinaria modella, e che soprattutto chi è che decide che siano malsane o no le pubblicità? Secondo voi, e voi affidereste al sindaco della vostra città la decisione su che cosa è malsano o non è malsano? Cioè, da liberale, io mi chiedo, è il sindaco musulmano? Continua a dirlo 85 volte perché, cari amici, i musulmani hanno un atteggiamento nei confronti delle donne, lo possiamo dire, un po' diverso rispetto a quello che ha la civiltà occidentale, o anche queste politicamente scorrette. Ci avete fatto due palle così sul, come si chiama, l'omofobia. Io penso che sia anche un filo, come possiamo dire, ci possa essere un filo d'attenzione anche su quella che noi chiamiamo la vecchia libertà, la libertà di decidere non attraverso un amministratore pubblico cosa sia malsano o no, perché si parte così e si deciderà che la fiesta della Ferrero non è buona per i bambini perché li fa diventare grassi. E il Corriere della Sera ovviamente racconta questa storia, il sindaco di Londra mette al bando la pubblicità malsana. No, un'immagine del corpo femminile a senso unico. Che cavolo vuol dire a senso unico? Se io avessi il corpo di questa donna lo metterei in mostra ogni istante. Ma chi se ne frega, vorrei farvela vedere perché non c'è nulla di particolarmente scandaloso in questa immagine, non è volgare, è una bellissima donna in bikini. Nel frattempo su Repubblica, dall'altra parte, c'è una lunga intervista a Niki Vendola, molto bella, in cui esce un Niki Vendola straordinariamente contagiato dalla sua paternità. Come sapete, lui e il suo compagno Ed vivono in Canada, lo scrive bene in questo racconto bucolico in cui c'è un orto, in cui loro prendono, non c'è neanche un'erbaccia, cioè vi potete immaginare lo sdilinguimento, non so come si possa dire in italiano, di Francesco Merlo per raccontare questa coppia straordinaria, che lo è straordinaria in termini etimologico. E dice Vendola nella sua intervista con grandissima dignità: io non sono fuori dall'Italia perché non voglio che mio figlio Tobia diventi una bandiera dei diritti civili. È comprensibile, lo vuole tutelare da quello che non sarebbe stato tutelato in Italia perché sarebbe il figlio dell'utero in affitto. Racconta come è funzionata la gestazione, come hanno preso questa ragazza che ha avuto l'utero in affitto, che ha dato loro l'utero in affitto e gli ha detto che l'hanno pagata perché c'aveva dei costi, ovviamente tutte queste robe qua. A un certo punto però, dice Vendola, tutto è chiaro e pulito. Tutto è chiaro e pulito. Ecco, allora io voglio dire, perché metto le due cose insieme? Metto le due cose insieme perché, voglio dire,
È anche legittimo pensare, e non è incivile pensare, che avere un bambino come hanno fatto Vendola e Ed non sia del tutto chiaro, poi pulito sono affari loro, perché c'è un utero in affitto, perché ci sono delle questioni economiche che lui stesso non svela, perché rispetto alla famiglia tradizionale è una, come posso dirvi, è un elemento diverso, il che è anche legittimo, il mondo va avanti, possiamo benissimo considerarlo come legittimo e lo possiamo accettare, non ho un atteggiamento preconcetto, tendo soltanto a dire che in un mondo in cui è legittimo togliere una pubblicità perché un sindaco definisce che sia malsana, permettetemi di definire anche la mia libertà di considerare che non sia del tutto chiaro il modo in cui si hanno dei bambini attraverso l'utero in affitto. Chiaro, non mi considero incivile per questo. Le due cose vanno insieme perché siamo arrivati alla follia del politicamente corretto, per cui è possibile avere un utero in affitto. In California è possibile pure pagare una donna per l'utero in affitto, mentre a Londra la stessa donna non può avere un poster con la sua immagine in bikini. È figlia della stessa cultura, perché la donna in bikini è politicamente corretta per il Corriere della Sera toglierlo da parte del sindaco di Londra, tant'è che non si dice che neanche è musulmano, e per Repubblica è talmente sano, corretto, moderno, contemporaneo avere un figlio in utero in affitto che è chiaro e pulito, come dice benissimo, e non gli viene contestato Vendola. Io mi sento spiazzato perché io penso che sia non chiaro e non pulito bandire un manifesto e non sia non chiaro avere un figlio con un utero in affitto. Ho il diritto di poterlo ancora pensare senza sentirmi un illiberale, un maiale, un incivile. Posso ancora pensarlo, lo posso ancora pensare, lo rivendico con forza. Anche se questo oggi non lo troverete nessuno giornale. Una piccola notizia: il sindaco di Londra mette al bando le pubblicità malsane. Sapete che cosa? Mi fa più impressione questo. Mi fa più impressione il sindaco di Londra che mette e che i giornali italiani, gli stessi che considerano favolosa la posizione moderna, quella di Vendola, non dicano nulla su un sindaco musulmano di Londra che si permette di dire cosa è malsano o no nella pubblicità. Ci sarebbero altre cose da dire. Oggi c'è il Brexit, c'è oggi il turno della marchetta al governo, non la fa il Corriere della Sera, ma la fa Repubblica dei furbetti del cappellino che vengono licenziati. Oggi con 7 minuti e 35 vi abbandono perché questa storia a me della pubblicità non è andata giù. Ciao.